ricordiamo prima di cominciare il video di lasciare un bel pollicione qua sotto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui nostri prossimi caricamenti. Quest'oggi noi maneggeremo le spade, ma non saremo dei kebabai. Siamo dei beduini del deserto alla ricerca del petrolio che tagliano le mani agli infedeli? No, siamo degli scatenatori di cose cubettose quadrate ma grottesche! Bella raga, qua è Nex! E io sono Play, non ci siamo! Qui, ragazzi, tornati! Su Minecraft! Oggi, ragazzi, siamo qua su Minecraft! Perché? Cosa faremo di particolare quest'oggi? Scotenneremo i maiali, come hai detto prima. Ragazzi, quest'oggi scotenneremo... Non so quali animali andremo a scotennare, dipende da cosa vuoi scotennare. Non scotenniamo! Io sono dell'idea che comunque se scotenni un animale dovrebbe avere innanzitutto la cotenna. Non scotenniamo! Non scotenniamo i maiali! Quest'oggi dobbiamo vedere delle spade più forti, ancora più forti, grosse, più larghe, lunghe, più corte, capito? Disney! Allora lasciate like in modo classico, però dovete commentare qua sotto con scritto l'arrosto della nonna. Non un H iniziale, una W doppia finale. Una volta fatto ciò, ragazzuoli, commentando così e... avete sigillato la like challenge. Questi sono banane! Per usare le spade dobbiamo fare una cosa, perché non possiamo scotennare la gente così per terra come la troviamo. Dobbiamo farci una... se non possiamo scotennare un tavolo. Perché no, si trova in un macellaio che macella le bestie per terra. Cazzo, c'ha il tavolo, le mette sul tavolo. Dobbiamo farci un'arena dove mettiamo dentro le cose e le scotenniamo con la spada, ok? Arena inteso in spagnolo, quindi sabbia, vuol che andiamo a farli sopra la sabbia? Andiamo subito a cercare il location migliore per la spada, perché dove possiamo fare l'arena? Qua ci sono solo delle piante, dovrò scavare per un'ora. Avevi le TNT, ma se rimettevi la mod dell'altro giorno poi fai scoppiare tutto con un buco, va bene. No, dobbiamo fare la mano, ragazzi, il lavoro manuale. Sì, ok, ma non è il torneo di arti marziali di Goku, fai una roba più... Il lavoro manuale che attivica l'uomo! Dove sei, papà Castoro? Dove sei, oh? Mettiamo la lava, perché... è il condimento, no? Questo, sì, esatto, no, la lava, ragazzi, sono per i poveri mongufletti, ci cadranno giù da questo coso di arena e dovranno in qualche modo sparire. E lo credo bene. Ragazzi, dopo un tempo indeterminato siamo riusciti a finire l'arena. Proviamo un po' di pigment già così, perché ci stiamo, fanno un po' pandan con il fatto che... tanto almeno questi non si attaccano. Esatto, sì, sì, infatti, ragazzi, lo proviamo in creative solamente per vedere l'animazione della spada, vediamo un po' come si comportano. Okay, in creative, vabbè. Sì, anche perché molte spade fanno un danno simile, quindi fare qualcosa che fa la stessa cosa di un'altra cosa, riprovarla più volte diventa ridondante. Riprovare la stessa cosa. Esatto, alla fine è ridondantosamente cosa. La prima sarà la Crystalline Blade, ragazzi, molto molto carina. Ma lei va un poco più di quella di legno. Sì, esatto, però come estetica c'è tutta. Guarda un po' come capito, guarda, sono bellino, guarda, sono bello. Hanno risparmiato sul ferro e ci hanno fatto il buco in mezzo. Però è bella, vedi come è bella. Attraverso. Sì, però è bella. Bella e più bella, puoi anche, non lo so, usarla. No. Non è bella. No. Uccidiamoci, Pigman, che schifo, spada, fai schifo, fai schifo. Che babari. Pigman potrebbe essere considerato una sorta di maiale. Ehi, io sono... Potrebbe ricordare un po' il kebab. Beh sì, volentieri, ragazzi, siamo... Abbiamo dissato il kebab. Siamo kebabari occulti, siamo kebabari occulti. Compra da zio kebab, guarda che roba di buona che vedi, anche tu te uccide. A me, ecco. Vuole dare me piadeno rotolato? No, dentro lo spiedo, che poi te lo spiedo come ci finisci dentro lo spiedo. La prossima può sembrare un'arma senza grafica. Esatto. Ma in realtà cos'è? È un'arma senza grafica. È la scacchiera per la dama dello zio Beppe. E noi adesso andiamo a vederla appunto contro i cosi, contro i ragni delle caverne. Perché sono i migliori giocatori di dama del... No, perché lo zio Beppe utilizza la scacchiera quando va in cantina a prendere da bere per fare le partite con gli amici. E ci picchia i ragni che gli infestano la cantina. Guarda ma come fa, eh. Se lo vedete bene, ragazzi, cioè cos'è? È una cosa senza texture, ma... è la scacchiera dello zio Beppe. E quindi noi quest'oggi vedremo appunto come lo zio Beppe la emula contro i ragni. Pezzi di una lurida Kenya, tornaceli dentro al vostro buco, che vostra madre ha 6 zampe perché altre 2 le ha vendute al mercato del c***o. Andate al diavolo, che devo prendere da bere per le partite con gli amici della dama. La prossima, ragazzi, è la Gladiolus. È molto carina come grafica, appunto, perché è molto swag, swaggosa. Mi prometti che non ci sono più scacchiere? No, guarda, facciamo un'altra roba come questa. Cos'è? Guarda che ragno che si è buttato nella lava. Ragni suicidi a caso. Guarda se è bellina. Questa è veramente molto molto carina. Dai, che Mario Biondi ti tira lo strike. No, è vero, signor Mario Biondi, non mi strike il canale. Adesso facciamo fuori questi creeper, perché sto spammando
perché che lo spam è swag, insomma i creeper dobbiamo levarli di torno, insomma dobbiamo aspettare un po' sul cipolle, in questo caso più si va veloce più mai mandano quelle loro cose che ci fa piangere, quindi i creeper sono come le cipolle, piangiamo! Facciamo fuori questi creeperonzoli. Comunque come vedi anche la grafica di questa spada è abbastanza carina, dico bene, a parte l'iniziata che ho detto fino adesso. Infatti io ho capito cipolla, ho detto che cazzo. Sì, diciamo che mi sono un po' fomentato come tagliatore di cipolle, però si affettano bene, quindi. No, no, infatti, abbastanza bene. È una valida alternativa almeno alla spada di ferro, un po' più variopinto, un po' più svogosa, insomma. È una cosa La prossima è la Glacial Blade, è molto simile alla precedente. È uguale, ma è di ghiaccio, in pratica. Esatto, guardala infatti come stai. Un ghiacciolo! Letteralmente identico, guarda che c'ha. Però devo dire che io preferisco quell'altra, perché questa sembra quasi. Ma ci avevo sputato sopra. Sì, sembra quasi distrutta. E perfetto per affettare i calamari, appunto, possiamo farci. È come la serie dello chef. Cioè, il fratello fa la sua cosa. Quello che taglia la carne, quello per trinciare il pollo, quello per sfilettare, quello per tirare via la pelle del pesce. Questa è perfetta per i calamari. Vi piacerà. La prossima è la Draconic Blade. È molto come carina. La spada di diamante. Esatto. Ma come estetica è tutta un'altra cosa. Ma sei carina. Ma sei bella. Ma c'è bello questo spadozza. Questa cosa serve per fare i cubetti di drago. Cosa serve? Allora, con questa questa serve per affettare, per sminuzzare bene gli zomboli. Oh, ma lei si impallò. Zomboliamo. Guarda che anche loro hanno le spade prose. Guarda che roba. C'ha la Gladius. C'hanno le cose. Le cose altre. Sono le cose ancora. Ma che ci hanno spoilerato. Sì, che brutti stronzi. Basta fare spoiler. Dentro al fosso. Comunque lasciamo stare, che ti invito solamente a cavalcatore di polli. Ragazzoli, questa è la Draconic ed è veramente molto molto carina. La testa ricorda un po' la minchia, ma lasciamo stare. Sì che non è buona. La prossima è la Vampiric Blade. E facci caso, guarda cosa cambia. Se noi facciamo X diventa tutto rosso. Vediamo tutto in reddish mode. In questo caso guardali. Stronzo. Stanno cercando di risalire la corrente dei salmoni. Diamine, si può fare il sushi con i pigmen. Come la Draconic, però appunto adesso abbiamo questo bel effetto rosso di contorno. Queste fanno botta per sminuzzare scheletrozzi o le ossa, così non ci vanno di traverso quando mangiamo gli spiedini di scheletrozzo. E di cose. Che cazzo è che mangia, porca troia? Vabbè, quante volte fai il kebab con gli scheletri, insomma qualche osso in mezzo ci finisce. Noi in quel caso siamo pronti a. Non mangiate il kebab con gli scheletri che vi rimangono in mezzo ai denti, poi non si digeriscono, ragazzi, è un casino. Poi si va dal medico, vi spilla un sacco di soldi, comunque potreste comprarci altro kebab. La prossima, ragazzi, è bellissima. Questo è il macete per trinciare meglio la carne. No, cazzo. Questa è stupenda. Guarda in prima persona. In first person, fratello, guarda come carino. Guarda, bellino, guarda, bella. Bella, bella, bella. Sembra il forchettone per girarci le salsicce sulla griglia. No, sembra. Cazzo, no. Cioè, volevo dire non sembra friendly. No, sembra l'altra mano di Predator. Che c'ha, mi sembra. Adesso non voglio dire una cagata, però mi sembra che abbia una spada del genere, una roba del genere, non mi ricordo. E con questa possiamo affettarci i mob con un danno di 8. Quindi la cosa è veramente una spada swag. Il signor Zombie stia fuori dalla mia arena. Stanno venendo sui pigmen comunque. Si stanno facendo. Stanno fermentando, porca troia. La prossima spada, ragazzi, è la High-End. Quella che ci avranno spoilerato tutti gli zomboli prima. A me non piace granché. È del venditore di rose. Sì, ecco. Sembra un roseto. Ma metto molto rosa per consorte. C'è anche, guarda, c'è un ragno, adesso andiamo a affettarlo. Signor ragno, venga qua che dobbiamo tagliarlo. Vedi, i ragni sono i più furbi perché dentro al buco non ci cascano. Sono troppo grossi. Ecco. Signor ragno, mi scusi, ma è per la scienza. Guarda, guarda. Mi avete rovinato l'arena, stupidi pigmen! Devi utilizzare i prodotti per il cesso, tipo Vicinet. L'ultima è la Wither's Bane, la maledizione del Wither è l'ultima spada. Anzi, la penultima, perché l'ultima, ragazza, è una cosa di improponibile. Però avvizzisce quando colpisci con quella. Che se meglio no, questa è bella. Questa sembra veramente, veramente una spada. Fate botta per scotennarci i ragni. Guarda che roba, io scotenno il ragno. Perché guarda, se scappate, scappate via dal ragno, vedete dentro mia arena. Vi devo friggere, fargli il freddo del ragno. Bello, devi venire con il ragno. Finisce da freddo, roba. Guarda, testa dei pigmen. Bella, non vengono sui miei. Guardali come fanno il volo. Guardalo. Ticcando, non vola. Non ti vedo io. Non dovete uscire dall'arena, schifosi. A few later. L'ultima è l'Adminium Mark, insomma. Fa un danno di 2.147.483.648 e fa male. Comunque con un danno del genere non possiamo affrontare mob normali o scolotici, quindi andremo a far fuori. Non ci affronti niente con quello, ci ammazzi il drago con un colpo. Wither probabilmente ci fai il soffritto. Infatti proveremo a uccidere il Wither. Facciamo sto cazzo di totem, va là, speriamo che non ci venga gli indiani. Allora, te ne uno qua. Ma gli indiani? Non lo so, con i totem ci vanno gli indiani. Finiamo con l'ultima, guarda dove scappi, via, brutto. Via. Chissà se riusciamo a ucciderlo anche in generazione con questa spada. Ma guarda, Vizio, signor Vizio, non ha. Guarda che brutto vizio. Che brutto vizio, ecco appunto.
scappa via. Ecco, aspettalo! Se lo facevo di distruggere l'arena della parte. Guai, lei, se mi va dentro l'arena, l'affetto, porco diavolo, sono un affettatore di gelato. Provetto. Cieco, Oh, no, vabbè, ero alto. Ciao, è stato bello, signor Vizzo. Vediamo se può morire tanto la generazione. Ma non puoi colpirlo. Vabbè, ragazzi, ho le mie speranze, l'ultimo a morire. Fa conto che comunque. Ecco, vabbè, adesso muore subito, ok. Però in questo caso, cavolo, levando 2 miliardi, magari pensavo che forse un bel così da potesse fargli. Comunque, ragazzuoli, anche il Wither viene one-shottato da questa spadozza fetta che va a livello plus ultra. Neges! E ragazzi, con questa spada messa in posizione che sembra che il mio personaggio Baucho abbia una dote mascolina piuttosto ampia. Noi terminiamo qua questo video, family friendly. Sì, prendeva i carciofi, piantagioni di carciofi dello zio Beppe. Esatto, no, lo zio Beppe c'ha la dama. Vabbè, comunque in questo caso, terminiamo qua questo video, ragazzi, diteci cosa ne pensate, vi lascerò comunque la mod qua sotto in descrizione. Vi ricordate di lasciare un bel pollicione di un commentino, di guardare tutti i social che trovate in descrizione, dei commenti, come al solito. E che dire, guarda friend, lui. Che sarà in ex, da lava, dai pigmen. Dalle spade. Me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.